Benvenuti nel nono episodio della carriera allenatore con la Roma su FC24. Oggi video importantissimo perché giocheremo le ultime due partite di questo girone di Champions. Siamo alla quarta giornata, anzi alla quinta giornata, e questa è la situazione: 9-6-6-3. Mancano due partite e abbiamo l'obbligo di passare il turno. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto un bel mi piace per avere subito stasera alle ore 19 il prossimo episodio. Non perdiamo tempo, signori, acceleriamo, stiamo andando veramente molto veloci. Per tutti quelli che mi dicono: Giuseppe, piano, piano, piano. Ragazzi, la carriera quella lenta sarà quella con il Cambridge United, che starteremo quando finiremo il ciclo triennale con la Roma e il ciclo triennale con una terza squadra. E anche per questo motivo, e soprattutto per questo motivo, che sto accelerando. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere la nostra formazione, perché siamo al 100%, tranne Ndika, che si è fatto male. È ritornato dall'infortunio, però non è ancora al 100%, quindi gioca a Baschirò. Siamo a difficoltà estrema perché, signori, la Champions League va vinta a difficoltà massima, altrimenti non vale. Questa è la squadra, questa è la formazione del Bayer Leverkusen, che abbiamo battuto all'andata 3-0, se non erro. E adesso dobbiamo assolutamente replicare l'impresa. Andiamo dentro. Tutto pronto, signori, ci siamo. Squadra in campo, Bayer Leverkusen, Roma. Penultima partita del girone. Se perdiamo, siamo fuori. Ottimo pallone recuperato, Baldanzi dentro per Renato Sanchez, subito dentro. Ok, siamo fortunati ancora. Tocco per Lautaro. Lautaro, Lautaro, dribbling, Lautaro, rigore. L'ha dato, sì, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Potevo tirare con Lautaro, però boh, non lo so. Rigore, lo batte Pellegrini. Lui, è lui, il capitano. È lui che si prende la responsabilità. Mamma mia, portiere. Fermo quasi, accenno un tuffo. Ma la palla era imprendibile. 1-0 Roma, è tosta, Non stiamo giocando una grande partita, per niente. Tanto possesso palla del Bayer. Io sto cercando di non pressare male, per non lasciare dei buchi dietro. Non è facile però, sto coprendo tutti gli spazi. Non mi interessa quasi recuperare la palla o ripartire in contropiede. Voglio solo cercare di contenerli. Bene, bene. No, fallo di mano. Fallo di mano dal limite, mi sa. No, non ci credo. Questi ci segnano, Datemi Baschirotto che è forte. Datemi Baschirotto che è forte. Cross, bravissimo. Bravissimo, Samba. Tienila lì, due di recupero. Tienila lì, tienila lì. Un minuto è passato. Adesso vai a rilancio come se non ci fosse un domani. E a questo punto l'arbitro dovrebbe fischiare alla fine. Il lancio è quasi buono per Abraham. Attenzione qui, no. Non riusciamo a prenderla. Però l'arbitro fischia alla fine. Roma 1, Bayer Leverkusen 0. Abbiamo giocato una partita veramente brutta. Tutti dietro. Abbiamo segnato sul rigore. Ma i tre punti li abbiamo presi. Siamo a difficoltà massima. Si sente la difficoltà massima. Non so neanche io come sto facendo ad andare avanti. È un po' come essere ritornati all'inizio, con la difficoltà che nei primi giorni era alta per noi. E poi piano piano abbiamo preso confidenza. Sto facendo turnover in campionato e adesso ho appena rimesso la formazione titolare per sfidare il Celtic. Questa è la classifica, non l'ho ancora vista. Siamo primi, ma siamo qualificati. No, 9-9-6-6. Madonna, che girone però, Che girone. Allora, in teoria no, non siamo ancora qualificati, perché noi con il Celtic abbiamo perso, se non erro. Sì, 2-0. Quindi sono loro in vantaggio negli scomi diretti. Va bene, ragazzi, ci serve un punto, Ci serve un punto contro il Celtic in casa. Dai, si può fare, Si può fare, porca miseria. Cerchiamo comunque di vincere la partita per prenderci il primo posto. Però comunque l'obiettivo principale è superare il turno. È tornato Ndika dall'infortunio, si è ripreso, adesso al 100% e quindi ritorna a titolare. Questa qui è la squadretta, andiamo in campo. Tutto pronto? Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Roma Celtic, ultima partita del girone. Buon recupero, palla di Arnaud Martinez. Poi tocco per Renato Sanchez di prima dentro. Ok, buona per Lautaro. 1-2, 1-2, 1-2 con Renato Sanchez che può andare davanti alla porta. Uno contro uno, ce l'avrà in mezzo. Devo per forza passarla dentro. Basta, a porta vuota. Rete, 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 rete. Non posso sbagliare, ragazzi. Cioè, nel senso, non potevo segnare, non potevo tirare, non potevo tentare la sorte con Renato Sanchez. In un'altra partita forse sì, ma in questo momento no, non ce lo possiamo permettere. Abraham, buono lo scarico per Renato Sanchez. Attenzione qui perché sono messi malissimo. Filtrante buono per Lautaro Martinez, che deve guardare dentro. La palla è alta, vediamo se passa. È perfetta, stop, sinistro, rete. Arnau Martinez che inserisce il terzino. Roma 2 Celtic 0. Adesso stiamo giocando bene. Abbiamo aspettato l'ultima partita per giocare bene. Cioè, praticamente in questo girone noi meritavamo di vincere solo la prima partita, quella giocata con il Bayer Leverkusen, dove abbiamo fatto il devasto capo tecnico, e questa dove stiamo giocando bene. Tutte le altre meritavamo di perderle. Baldanzi, tocco per Cristante che avanza per la gara dall'altro. Buona per Abraham che può andare, ce la fa in velocità. Abraham di fisico. Abraham, che giocatore, dentro bassa, porta vuota, rete. 3-0, capo tecnico, capo tecnico, signori, capo tecnico. Andiamo direttamente al risultato, finisce 3-1. Segna anche il Celtic al 61esimo, ma il turno lo passiamo noi e lo passiamo anche come primi del girone. Piccola pausa per quanto riguarda
riguarda la Champions League, perché abbiamo la Supercoppa, Supercoppa contro il Parma. In che senso? Dall'altro lato, Inter-Milan e poi Roma-Parma. Noi abbiamo vinto il campionato, la Coppa Italia l'ha vinta il Parma? Oppure sono arrivati in finale? Mamma mia, GG per il Parma. Vediamo anche i sorteggi di Champions, perché abbiamo beccato il Liverpool. Madò, sto Liverpool è una maledizione. Di nuovo il Liverpool. Di nuovo il Liverpool. Abbiamo perso l'Europa League contro il Liverpool. Ma dai. Cioè, nel nostro girone è passato anche il Leverkusen, che ha beccato l'Arsenal. Vabbè. Cioè, nel senso, cioè, su questo gioco penso che sia più forte il Liverpool. Ma, cioè, nella vita reale, vabbè, l'Arsenal comunque è una grande squadra, grande allenatore, grande gioco, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo lì. Però, cavolo, passo il girone come primo. Mi aspetto il Copenaghen. Mi aspetto, che ne so, l'Aston Villa. Mi aspetto lo Sporting, non il Liverpool. Vabbè, comunque, piccola pausa per quanto riguarda la Champions. Adesso occupiamoci della Supercoppa, perché è un titolo che non abbiamo ancora vinto e quindi lo voglio portare a casa. Questa qui è la formazione, siamo al 100%, sto facendo un turnover in campionato, ma stiamo andando comunque bene perché siamo primi, eh. Poi vi aggiorno con la classifica quando sarà necessario. Andiamo a giocare, ragazzi, questa semifinale. Stiamo attenti comunque a non sottovalutare il Parma, perché siamo comunque a difficoltà estrema. Andiamo. Tutto pronto, ci siamo. Roma Parma, si parte. La Toro Martinez, tocco per Abram, il car armato Abram. 1-0 Roma dopo due minuti. Arnau Martinez, ma il Parma è in Serie B ancora? Chissà, forse sono in Serie B, quindi sono andati forse, cioè sono andati praticamente in finale dalla Serie B. Tocco dentro e buona per Arnau Martinez, poi tocco scarico destro, rete 2-0, doppietto del car armato Abram, bravo. Nao Sanchez, tocco per Baldanzi, filtrante, ah, non va, la palla è buona, Abram. 3-0, ragazzi. 3-0 capo tecnico. Mettiamo Morata, mettiamo Shomurodov, che sono praticamente i giocatori del campionato. Mettiamo Kumbulla, facciamo anche un cambio sulla, sì, qui sulla destra mettiamo Henry al posto di Martinez. Molto bene, capo tecnico, signori, contro il Parma, difficoltà massima. Ci sta una squadra di Serie B che sono qui senza neanche sapere come. Andiamo quindi direttamente al risultato. La partita finisce 5-0, segna anche Galan e segna Renato Sanchez. 5-0, andiamo in finale di Supercoppa, dove sfideremo l'Inter a San Siro. Ok, interesse anche per Zinchenko, non ci interessa, sono giocatori che stavo seguendo ma che adesso non ci interessano più. La formazione è confermata, siamo al 100%, anzi al 98%, con anche 95% di lucidità. Andiamo dentro, signori, quindi con la Supercoppa e poi andata e ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Questa qui è l'Inter con Ferguson, con Thuram, Gerard Moreno a destra, ok, Bissek, va bene, Sommer, Aslani, va bene. È una squadra che possiamo assolutamente battere, ma siamo a difficoltà massima e quindi bisogna stare attenti. Andiamo. Ma si gioca a San Siro la finale, perché non è illegale? No, perché si deve giocare a San Siro? Scusatemi, in casa loro. Si deve giocare a Napoli, che Napoli è la capitale. No, non è vero, sto scherzando. Ci siamo, signori, li battiamo in casa loro. Tutto pronto, Inter Roma, si parte. La Toro Martinez, buono il tocco per Galan, che può girarsi e poi approfondire. Non so cosa sto dicendo. La Toro Martinez ancora, ok, quad, non so, triplo 1-2. Baldanzi dentro per Abram, ok, buona. Abram tacco dentro, è perfetta, filtrate subito. La Toro Martinez dentro bassa, mamma mia, Pep Guardiola in tribuna a prendere appunti. Abbiamo fatto un'azione che neanche il Manchester City e il Barcellona di Guardiola messi insieme. Bellissima, cavolo, bellissima. Gol di Baldanzi e 1-0. Barella, no, troppo spazio. Attenzione, rete, Ferguson. Mamma mia, 1-1, subito pareggia l'Inter. Pellegrini, tocco per la Toro Martinez, buona per Baldanzi che deve guardare qualcuno dentro. Attenzione qui, bravo, bravissimo. Abram destro, il car armato Abram, e doppio assist di Lautaro Martinez, che non vuole segnare alla sua ex squadra nel suo ex stadio, ma concede gli assist ai suoi compagni. 2-1. Abram, attenzione qui perché sono messi malissimo, allargato l'apparato, è buona per Galan, stop, sinistro, no, parata di Sommer, devo andare un po' più avanti, ho sbagliato io qua. Cristante, tocco dentro per Baldanzi. Sì, non si sta capendo nulla, non ci credo. Tocco sotto, no, rovescia. No, cos'è quella roba lì? Oddio, se la sono allungata, incredibile. Baldanzi dentro, buona per Abram destro. No, che cosa ha preso, non ci credo. No, ha fatto una parata incredibile Sommer, stiamo giocando benissimo, ragazzi. Marco, attenzione qui, no, non mi chiama il giocatore. No, perché non mi chiama quello? Mannaggia la vacca, mannaggia. Io adesso prendo questo joystick e me lo mangio. Cioè, stavo tenendo un altro giocatore, non riuscivo a fare il cambio. Dai, stavamo facendo una partita incredibile. Uno di recupero, l'arbitro fischia alla fine. Tempi supplementari. Allora, gestione squadra o calcio di rigore? No, tempi supplementari. Allora, siamo un po'
po' stanchi, raga, però io non so chi togliere. Cioè, potrei mettere a Lautaro trequartista. Ma giochiamocela così, raga. Forte Baldanzi di rigore. 64. Allora lo togliamo, mettiamo Morata che è 74. Lautaro Martinez trequartista. Metto anche Aouar che è rigorista e lo metto centrocampista centrale. Aouar, tocco buono per Abraham. Bello, lo scarico per Morata. Morata, primo pallone. Morata, Morata, si gira Morata. Allaga dalla Prato per Galan. Non volevo fare questo, non volevo fare questo. Volevo darla a Lautaro Martinez. Dentro, Lautaro, Lautaro. No, è Pellegrini, è Pellegrini, è Pellegrini. Non è Lautaro Martinez, è Pellegrini. Ritorniamo avanti, signori, al centesimo. Avram diventa buona per Lautaro Martinez. Dribbling, tocco dentro, buono. Avram di prima per Morata. Scarico, destro, fuori. Incredibile, vicinissimi a gol del 4-2. No, abbiamo veramente fatto una grande partita, e non me l'aspettavo. A difficoltà estrema, non mi aspettavo di dominare contro l'Inter, perché è questo quello che è successo. 119, occhio al recupero, vola, vola Dumfries. Dallane stanco, attenzione qui, Dumfries, cross, dentro, corre a tu, mamma mia Samba, mamma mia che giocatore, poi la prende ancora, attenzione qui di testa Samba ancora, incredibile, incredibile Samba, mamma mia, è scatenato oggi Samba, oh, c'è anche Sommer in mezzo, stiamo attenti perché se mi segna Sommer spacco tutto, la palla invece è molto laterale, Pellegrini allontana via, attenzione qui perché quasi posso calciare con Aouar, ma non fa niente l'arbitro, fischia alla fine della partita, 124 minuti giocati, la vincitrice è la Roma, grande, sono contento ragazzi, sono molto contento perché la Supercoppa non l'abbiamo vinta, perché non l'abbiamo neanche giocata comunque nella prima stagione, e siamo riusciti quindi a portarla a casa alla prima partecipazione. Sono veramente contento, anche in campionato stiamo comunque andando bene, la squadra è veramente forte, abbiamo costruito una grande Roma, e anche senza che giochiamo noi, la Roma è prima, questo vuol dire che comunque la squadra di per sé è da primo posto, questa cosa mi rende molto felice. Alzala al cielo Pellegrini, secondo titolo di questa carriera, bravo, brava, bravo Pellegrini, brava Roma, bravi tutti. No, si è fatto male Baldanzi, porca di quella miseria, proprio a ridosso della partita contro il Liverpool. 2 mesi, strappo del polpaccio, non ci credo, non ci voleva ragazzi, non ci voleva. Allora abbiamo Aouar, però io sto pensando anche di mettere Lautaro trequartista, perché comunque mi è piaciuto Lautaro come ha giocato contro l'Inter. Lautaro trequartista e Morata lì davanti, c'è anche Shomurodov che comunque può fare il trequartista, ma metto, sì, metto Lautaro per forza. Vabbè, adesso c'è la partita con l'Udinese, quindi facciamo turnover e ci butto le riserve. Ho rimesso in campo la squadra titolare e sì signori, confermo, confermo Lautaro trequartista. È la mossa raga, è la mossa stolopiteca. Allora, siamo contro il Liverpool e non abbiamo niente da perdere, perché siamo davvero qui a difficoltà massima a giocare contro una delle squadre più forti del mondo. Il nostro obiettivo era passare il girone, ci siamo riusciti, addirittura come primi. Adesso vediamo quello che viene fuori. Cerchiamo di dare tutto quello che abbiamo. Questo è il Liverpool 4-3-3 classico con il falso 9, Luis Diaz e Salah. È il Liverpool che abbiamo affrontato l'anno scorso praticamente in Europa League. Il problema è che lì la partita è stata giocata alla pari, ma non a difficoltà massima, a difficoltà leggenda. Adesso siamo a difficoltà massima, quindi è per questo motivo che sono molto preoccupato. Andiamo dentro signori, la prima è ad Anfield. Questa qui è la nostra formazione con la mossa nella disperazione, Lautaro trequartista. Quartista. Andiamo dentro. Tutto pronto, signori? Ci siamo. Siamo ad Anfield. Siamo ad Anfield. Liverpool. Roma, si parte, Arnaud Martinez dentro per Lautaro, tocco dentro, è buono, scarico subito, è buono Morata, Morata sinistro, rete, siamo in vantaggio signori, siamo in vantaggio ad Anfield, con Alvaro Morata che poi boom, si schiava la testata contro il cartello, si è spezzato il collo, ma dove avete visto, proprio visto il collo spezzato, mamma mia, 1-0 raga, 1-0 comunque dopo pochi minuti, e Callister, Momo Salah, sinistro, rete. Eccolo, eccolo il Liverpool, Momo Salah. Quando si lascia così tanto spazio a uno chiamato Momo Salah, purtroppo, purtroppo il risultato è questo. Salah, cross, testa, mamma mia Samba. Mamma mia, mamma mia. Occhio raga che sto portiere qui si sta, non lo so, si sta guadagnando la riconferma, eh. Lautaro Martinez recupera una grande palla, poi dentro, 1-2, 1-2 lungo, 1-2 lungo con Cristante. Va Lautaro, va Lautaro, va Lautaro, vai Lautaro, accelera, accelera veloce, Lautaro Martinez non ce la fa contro Van Dijk è impossibile. Attenzione qua ad Alisson come rischia, no, ho fatto fallo su Alisson, l'ho tipo distrutto, l'ho distrutto. Meno male che non ci sono i cartellini su questo gioco. Diogo Jota, destro, no!
cosa è successo? Meno male, raga, avete visto che gol che avevamo fatto? Cioè, che ci siamo fatti da soli. Ancora il Liverpool, però, siamo un po' in difficoltà adesso, Un bel po' in difficoltà. Gravenberg, attenzione qui, tocco per Endo, dentro per Gravenberg, troppo spazio, Gravenberg, rete. 2-1, dai. Galan, attenzione qui, Alvaro Morata, cross dentro, Abraham, mamma mia, no, non ci credo, no, dai, no. No, non può essere vero, non è successo per davvero, attenzione qua, Lautaro Martinez, carico indietro per Cristante, tocco subito dentro per Morata, tiro ancora parato da Alisson, sarà calcio d'angolo? No, non c'è tempo neanche per battere il corner, finisce qui, perdiamo la prima. E adesso ci vediamo a Roma. Sto preparando un attimo la formazione e io mi sa che mi gioco la carta war. Perché, non lo so raga, secondo me mettendo Lautaro lì perdiamo tanto lì davanti, ecco. E poi Morata dovrebbe essere la carta che entra e spacca la gara. Quindi comunque voglio tenermi un jolly che prima non avevo. Prima non potevo mettere nessuno lì davanti perché c'erano già i migliori. Quindi partiamo con Awar e lì davanti Lautaro Abraham. E poi mi tengo la carta Morata per gli ultimi minuti, magari togliamo un difensore, togliamo un centrocampista e mettiamo Alvaro. È tosta, raga, eh? È molto tosta. Quasi impossibile, però dobbiamo almeno provarci. Andiamo. Tutto pronto, signori, ci siamo. La partita della rivita. Roma-Liverpool. Momo Salah, cross di testa, super parata di Samba, che poi dove va? Ma dove va? Raga, dove è incredibile? Vabbè. Ragazzi, ma dove cavolo è andato? Cioè, ha fatto un salto e è volato fuori dallo stadio. 1-0, gol di Gakpo. Cioè, io non ho mai visto un portiere così strano, Siamo in difficoltà, Siamo davvero in difficoltà. Abraham si gira, poi scarico, buono subito, filtrante. Buonissima per Lautaro Martinez. Dobbiamo segnare per forza, Lautaro 1 contro 1. Non sbagliare, ti prego, Lautaro. Destro Lautaro, palo. Uno di recupero, Arnau, tocco dentro, ma subito per Lautaro Martinez che prova il cross. Ma perché si sono fermati quelli dentro? Non ci credo, cosa fischia? È ribuona, sì, Pellegrini, madonna mia, pensavo che sia fissato la fine del primo tempo. Invece è tutto buono, 1-1, il gol, signori, il gol che ci serviva per affrontare con fiducia il secondo tempo. Cristante, Howard, filtrante, buono per Lautaro Martinez che può andare in velocità, non ce la fa, rallenta, dentro per Abraham, è difficile. Vabbè, non volevo fare questo, Abraham, 1 contro 1, Abraham, destro, rete. Abraham, non volevo neanche fare questa azione. Allora, congeliamo il cambio perché stavo mettendo Morata, però se mettiamo Morata siamo leggermente sbilanciati. Volevo vedere se riesco magari a togliere Awar e mettere magari Paredes qua. Oppure posso mettere Pellegrini trequartista. Sì, giochiamo così, raga, con Pellegrini trequartista. Anche questa potrebbe essere una soluzione, Non ci avevo pensato. Però Awar non ha fatto male, anzi, mi è piaciuto. Stesso palla Liverpool, attenzione qui, Luis Diaz. Ma dai, 2-2. Adesso metto Morata. Fuori Mancini. E Ndicka penso che sia più forte. Anche se c'è scritto 83. Rende di più in game. Metto Alvaro Morata. 3 attaccanti. Non ci voleva, raga. Sono sincero, ci stavo credendo, cavolo. Momo Salah. Non si prende, raga. Non si prende Salah. Neanche stanco il nostro terzino. Dribbling Salah. Dentro, bassa rete. È finita. Ci abbiamo creduto per 3 secondi. Proprio 3 secondi contati. Il Liverpool ha ampiamente meritato di passare il turno. Anche per la partita comunque di andata, dove abbiamo sofferto tantissimo. Veramente tanto. Renato Sanchez, ultima azione della partita. Pallone per Abraham. Il gol della disperazione. Abraham sul secondo palo. La palla è buona. Attenzione qui. Non riusciamo a metterla giù. Morata comunque la raccoglie. La ricontrocrossa. Non so quello che sta succedendo. Lautaro Martinez la mette giù. Lautaro, stop. Esterno destro. E pallone parato da Alisson. Non c'è più tempo. L'arbitro fischia la fine. Anzi no, concede il corner. Cavolo, però prima quando eravamo 1-1, tipo, il corner non l'ha dato, Cioè, porca miseria, adesso lo concede il corner. Ma al 97esimo siamo. Ma che cavolo sta succedendo? Abraham cross. A questo punto l'arbitro fischia. 98esimo. Mezzo tempo supplementare ci siamo fatti. Finisce qui. Complimenti a Liverpool. E c'è poco da fare. Noi il nostro l'abbiamo fatto. Prima volta che abbiamo giocato a difficoltà estrema. Siamo riusciti a passare il girone. E ce la siamo comunque giocata, non dico alla pari, però è stata combattuta fino all'80esimo questa sfida. Quindi io mi reputo soddisfatto. Sono andato avanti nel calendario fino al 21 maggio 2025, perché siamo arrivati in finale di Coppa Italia. La squadra è veramente, veramente forte anche senza di noi. Non ho visto nulla del campionato, nulla. A gennaio eravamo primi. C'è anche l'ultima partita da giocare, volendo, Però secondo me l'abbiamo comunque vinto il campionato. Vediamo un attimo la classifica, 89-82, se l'abbiamo vinto. Quindi
2 scudetti su 2. Questo scudetto è ancora più importante perché l'anno scorso noi l'abbiamo vinto, però giocando a difficoltà leggenda. Adesso invece la squadra l'ha vinto da sola, perché noi abbiamo giocato una sola partita e tra l'altro l'abbiamo pareggiata 1-1 con la Cremonese. Quindi vuol dire che se la squadra l'ha vinta da sola questa coppa, questo titolo, no? È riuscito a portarselo a casa da sola. Vuol dire che la squadra è forte, è capace di farlo. Sono contento. Allora, per quanto riguarda invece la squadra è questa qui. Abbiamo ritrovato Baldanzi, però purtroppo non è al 100% di lucidità. La squadra è confermata. Un po' di stanchezza, 91 di forma fisica, però anche 84 di lucidità, perché c'è Baldanzi e anche Samba che abbassano un po' la lucidità, perché si sono fatti male entrambi. Anche Samba si è fatto male per 2 settimane e poi subito è rientrato. Io direi di chiudere quindi questa stagione. Andiamo a giocare la finale di Coppa Italia. È una coppa che ancora non abbiamo portato a casa, e quindi cerchiamo di portarla a casa. Andiamo dentro Roma-Milan per l'ultima partita della seconda stagione. Poi nella terza stagione, signori, solo Champions League, come abbiamo fatto con la Juventus nella terza annata. Andiamo dentro. Ci siamo, signori, ci siamo. C'è Leao. Leao è un altro giocatore che voglio provare. Non ho ancora deciso la prossima squadra. C'è anche il Milan tra le candidate, però Leao lo voglio provare. Se non prendiamo il Milan e prendiamo un'altra squadra, Leao nel corso dei 3 anni lo compriamo, perché così come ho provato la Toro Martinez, voglio provare anche Leao. Ci siamo comunque, signori, siamo qui pronti per la Coppa Italia. Abbiamo già vinto campionato e Supercoppa Italiana. Adesso vogliamo fare il falso triplete, il triplete fake. Attenzione, cross, Leao Cucuzza. Dai, che gol di testa, 1-0 Milan. Dai però, prendere gol così da Cucuzza di testa, dai, porca miseria. Pellegrini, attenzione qui, tocco dentro, buono, Baldanzi, dribbling, Baldanzi sinistro, super parata di Magnan. Sarà calcio d'angolo per noi, lo batto corto con Lautaro Martinez, che potrebbe andare anche dentro, se la mette sul destro, Lautaro calcia, Lautaro traversa. Baldanzi, ancora noi, Renato Sanchez, può andare fino in fondo, Renato, l'alza, fallo di mano, l'ha dato, non l'ha dato, sì, fallo di mano, ragazzi, ne approfitto quindi per fare un cambio, tolgo, chi tolgo? Tolgo Renato Sanchez, ma è troppo forte Renato, tolgo Ndica, tolgo Mancini, metto Morata, Renato Sanchez, bello, bellissimo per Abraham, poi andrà anche forse fino in porta, Abraham, 1 contro 1, Abraham destro, Abraham, no, vabbè. Vabbè, va bene. E non stiamo giocando male, però troppi gol sbagliati, troppi. Una traversa, un altro gol adesso con Abraham che andava fatto. Baldanzi, buono il dribbling, Baldanzi può andare in velocità. Baldanzi che giocatore supremo, superlativo, filtrante dentro, bellissimo per Abraham. Tutto come prima, uguale a prima. Questa volta però Abraham la mette dentro, passa per il destro, incredibile, ha fatto un gol Calulo praticamente. Ha fatto un gol Calulo. Qui devo uscire con i centrali per prenderla, attivo anche il pressing. Niente, ma questi qui fanno un possesso palla incredibile su questo gioco, soprattutto quando stanno perdendo, quando stanno vincendo, anzi, con un solo gol di scarto fanno melina, se la passano a destra e a sinistra e ci mettiamo 20 minuti per recuperare palla. Finisce qui, signori, perdiamo purtroppo la finale di Coppa Italia e le finali sono così. Difficoltà massima, grandissima squadra, con l'Inter abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa Italia purtroppo la perdiamo in finale contro il Milan, facendo secondo me una grandissima partita. Concludiamo ufficialmente la stagione andando a giocare l'ultima partita contro la Lazio, partita completamente inutile perché abbiamo già vinto il campionato e vinciamo 2-1 con la Lazio, nonostante la squadra probabilmente stanca, non ho neanche visto la formazione, sì, ma siamo una squadra veramente veramente forte. Secondo me in simulata forse, cioè se non avessimo giocato la Champions, secondo me saremmo andati anche più avanti, perché la squadra è forte e soprattutto rende anche in game, in simulata, e lì davanti stanno crescendo, perché Abraham è un 88, la Toro Martinez è un 90, quindi la squadra è veramente veramente buona. Allora guardiamo subito le statistiche, perché il capocannoniere chi è Abraham con 29 gol, Abraham che fa più gol di Lautaro Martinez. Pellegrini 18-12, buone le statistiche anche di Pellegrini, considerate che Pellegrini sta giocando centrocampista centrale, mezzala, quindi lo stesso ruolo di Renato Sanchez che ha fatto solo 4 gol e 3 assist, stesso ruolo, stesse istruzioni, cioè proprio uguali, identici, uno fa 4 gol, l'altro fa 18 gol, però Renato Sanchez fa comunque altro di buono all'interno della nostra formazione. Lautaro solo 18 gol, mi aspettavo un pochino di più, ha fatto anche pochi assist, solo 12, quindi boh, mi aspettavo un po' di più sinceramente da Lautaro Martinez. Queste qui comunque sono le statistiche, mi raccomando tenetele a mente perché alla fine del ciclo triennale sarete voi a votare il miglior giocatore della carriera. Occhio alla barretta che è arancione, Allora vediamo di arrivare fino alla prossima stagione, non dovrebbe calare più di tanto, e infatti invece cala, ragazzi, invece cala, però io più di così non sapevo cosa fare sinceramente.
Cioè gli obiettivi li ho fatti, avevamo l'obiettivo di vincere il campionato e l'abbiamo vinto. Avevamo l'obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia. Intanto il Newcastle vince l'Europa League, il Newcastle di Tonali. Avevamo l'obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia e la finale di Champions. La finale di Champions, vabbè, è un obiettivo fuori dalla nostra portata. La finale di Coppa Italia l'abbiamo raggiunta, quindi io più di così non so che fare. Terza stagione appena iniziata. Guardiamo subito il budget, sono 138 milioni per migliorare questa squadretta. Io però il video lo termino qui. Grafica schermo, secondo anno completo, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana e abbiamo vinto il campionato. Quindi sono tre titoli totali. Abbiamo tutta l'annata 2025-26 per portare a casa la Champions League, coppa che non siamo neanche riusciti a vincere con la Juventus. Ci proveremo qui con la Roma, anche se sulla carta la Juventus era più forte, ma il modulo non ci piaceva. Quindi, non lo so, vediamo quello che riusciamo a fare. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo direttamente stasera alle ore 19 con un nuovo video. Faremo tutto quanto il calciomercato e giocheremo, se ci riusciamo, le prime partite del girone di Champions, sperando di passarlo. Qui dalla Roma è tutto, ci vediamo domani, anzi stasera, bella!